l'onere e l'onore soprattutto di aprire il convegno di oggi, che ha un tema particolare. Io parlavo con alcuni colleghi prima, ne vedo tanti seduti in platea, che dicevano: io non ne so nulla, è un argomento di cui non ho mai sentito parlare e quindi ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Io ero tra questi, ovvero fino a qualche anno fa non ne sapevo nulla neanche io, poi ne ho saputo qualcosa per un po' di tempo perché, come molti, con la paura di farmi operare a causa di un'ernia discale, ho conosciuto l'ozonoterapia, ho provato su di me, diciamo, l'ozonoterapia, con ottimi effetti. Da lì mi sono però incuriosito, io pensavo che fosse una tecnica utilizzata soltanto per questo, per cercare di evitare le operazioni. Ho approfondito e in realtà poi mi sono reso conto che è una molecola straordinaria di cui non si conoscono, da un punto di vista medico, gli effetti su diversissime patologie e quindi anche purtroppo ancora poco utilizzata, e poi scopriremo il perché, ovviamente perché poco promossa da chi ha interessi, da chi ha interessi diversi, e ho iniziato a studiarla, così ho fatto un corso di perfezionamento. Alla fine di questo corso ho seguito un convegno mondiale, un anno fa circa, ad Ancona. Lì si parlava dell'AMOR, cioè c'era un medico della Sapienza che parlava degli studi fatti in campo oncologico insieme alla dottoressa Margherita Luongo e al professor Carlo Luongo. Il fatto che ci sia Luongo e io Longo, questa cosa mi ha incuriosito, quindi ho detto: ma vediamo se siamo parenti lontani all'anagrafe, come spesso accade, sì, mi sono sbagliato. Prima era così, no? E quindi ho fatto una ricerca, oggi fortunatamente i social ci riescono a dire tutto, ho fatto una ricerchina, ho visto: ma di chi stiamo parlando? A quel punto ho conosciuto la fondazione Maria Guarino Amor Onlus e ho visto quello che fanno. Lì la curiosità mi ha spinto a fare quattro passi a Napoli, ci siamo incontrati a Pozzuoli e da un anno circa sono medico volontario della fondazione, che poi il presidente che è accanto a me magari vi dirà qualche parola di più, o io alla fine. Oggi ho, come dicevo, l'onore di portarvi ovviamente i saluti, che sono in questa doppia veste, come spesso accade, di sindaco e medico, di portare a voi i saluti e i ringraziamenti della mia cittadinanza. Abbiamo relatori molto importanti che ringrazio per aver accettato a partecipare, e il convegno di oggi avrà diversi temi che saranno toccati. Nello specifico il professor Carlo Luongo, che è qui accanto a me, specialista in anestesia e rianimazione, stato dell'asta dello zonzo. Presidente della fondazione Maria Guarino Amor Onlus, professore all'Università della Campania Luigi Manvitelli, esperto in medicina iperbarica, tra le altre, già direttore del Master in ossigeno-ozonoterapia e vicepresidente della Società Italiana in ossigeno-ozonoterapia, che ci parlerà dello stato dell'arte dell'ozonoterapia in Italia. A seguire il professor Michele D'Amico, che è specialista in farmacologia e tossicologia, professore ordinario di farmacologia all'Università della Campania Luigi Manvitelli, che tra le principali linee di ricerca si è occupato di infarto del miocardio acuto,
del diabete mellito in diverse ricerche, dell'aterosclerosi e della sindrome metabolica. Lui invece parlerà dell'ozono come cardioprotettivo e nella protezione d'organo. Il professor Ludovico Coppola, che è qui, specialista in gerontologia e geriatria, professore ordinario di medicina interna e geriatria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, oggi Università della Campania Luigi Manvitelli, già direttore della scuola di specializzazione in medicina interna della stessa università, già primario della divisione di stanteria medica e geriatria, centro specialistico per lo studio e la cura dei disturbi cognitivi della memoria del primo policlinico universitario di Napoli. Così c'era scritto, tutte professore, queste quindi tutte queste, no, queste ce ne sono tante altre che non ho voluto riportare per questione di tempo. E il professore Coppola invece ci parlerà del ruolo dell'ozono nelle vasculopatie. Il professor Sabatino Maglione, che è invece accanto a me, specialista in farmacologia, professore ordinario di farmacologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, esperto di farmacologia e dolore, coordinatore e responsabile scientifico di diversi progetti. Io ho letto il curriculum del professore ieri, speravo che ti sedessi lontano, no, perché ho visto anche le esperienze internazionali fatte. È responsabile scientifico di diversi progetti di rilevante interesse nazionale sull'apoptosi neuronale spinale, ruolo delle citochine, il glutammato e i cannabinoidi, di cui parleremo insieme tra poco, i modelli di dolore neuropatico. Infatti il professor Maglione parlerà di dolore, infiammazione e immunità. E ozono, ovviamente, sì. Poi c'è Felice Spaccavento. Felice è specialista in medicina interna e specialista in anestesia e rianimazione, che mi ha detto che è stato costretto a prendere la seconda specializzazione per occuparsi di dolore, perché quella, la prima non bastava. Attualmente in servizio come anestesista rianimatore nel servizio di anestesia e rianimazione, terapia del dolore e accessi vascolari presso l'ospedale Umberto I di Corato a Bari, è responsabile della terapia antalgica e gestione del CVC presso il Poliambulatorio Medical Center di Molfetta, è istruttore IRC, ASL e BLSD ed è un medico volontario dell'Amor Puglia, in questo caso, quindi Amorollus pugliese. E infine, dulcis in fundo, la persona che mi ha introdotto a questo mondo, che è la dottoressa Margherita Luongo, specialista in anestesia e rianimazione con indirizzo in terapia iperbarica, vicepresidente della Fondazione Maria Guarino Amorollus, esperta in ossigeno-ozonoterapia e anestesista presso il Policlinico Universitario di Napoli. Questi ultimi due colleghi e amici ci parleranno, Felice, di ozono e cannabis in clinica, mentre Margherita concluderà con l'ossigeno ozono come terapia di supporto alle terapie, alle cure oncologiche. Vi invito a rimanere seduti e ben saldi e attenti, perché sarà molto interessante. Grazie a tutti e passo la parola al professor Luongo, che apre il convegno. Ringrazio innanzitutto tutti quanti i colleghi e amici che sono qui presenti, e poi al Alfredo, e ringrazio ancora una volta tutti i miei colleghi di Napoli che ci hanno voluto accompagnare, ma mi hanno accompagnato in questo percorso da circa 20 anni, 30 anni nello studio dei gas terapeutici, sia per quanto riguarda l'ossigeno iperbarico e poi successivamente anche l'ossigeno ozonoterapia. E ringrazio innanzitutto Alfredo, che oggi ci dà questa opportunità e di comunicare anche su questa zona splendida che non conoscevo, Marullio. Quindi oggi che stiamo insieme vediamo un poco cosa possiamo dire. Possiamo andare con la prima diapositiva? Dobbiamo essere noi a muoverci.
Sì. Allora, dopo due anni siamo riusciti a riattivare il primo master, il master di ossigeno zonoterapia, un master di secondo livello dedicato esclusivamente ai medici abilitati, ai veterinari e anche agli odontoiatri, perché in questi tre praticamente campi l'ozonoterapia può essere estremamente utile per svariate patologie che poi vedremo in seguito. Ringrazio ancora la farmacologia che ha pigliato l'onere, praticamente il peso non indifferente, di portare avanti il master, di questo master che è stato il primo in Italia ad essere istituito ed attivato, e poi ci ha seguito un po' il nord, ci ha seguito un po' Pavia, e invece sono ancora molto in funzione i corsi di perfezionamento, ma che non hanno la valenza e la, diciamo, l'importanza di un master. Noi non ci siamo inventati assolutamente nulla, perché l'ozono viene formato normalmente già nell'ambiente attraverso le scariche elettriche delle saette, dei culmini, quando c'è maltempo, e quell'odore strano che voi sentite, noi tutti sentiamo in campagna dopo un temporale, quello là è l'ozono, tant'è vero che Omero lo chiamò ozono, proprio da ozein, significa mandare odore, un odore particolare, fresco. Invece quando viene, ed è tossico se inalato, quando invece viene somministrato per tutte le altre vie, e non quella, quindi è vietatissima la via inalatoria, ma invece è estremamente utile, importante, e tutto, quando si somministra per le altre vie, fortemente terapeutiche, scompare immediatamente, tant'è vero che non è doping per quanto riguarda l'attività sportiva, ma abbiamo dei prodotti che si vanno ad attivare. Prodotti praticamente che provengono dalla liposizione delle proteine e poi l'acqua ossigenata. Andiamo avanti. Che cosa assicura l'ozono? L'ozono assicura praticamente le tre funzioni fondamentali: un'attività antimicrobica, un'attività antinfiammatoria e un'attività immunomodulante. Questo, andiamo avanti, c'è un lavoro importante, tre lavori importanti che è pubblicato su riviste altrettanto prestigiose, forse le più importanti al mondo, dove è il nostro organismo addirittura, da parte di una serie di globuli bianchi, che forma l'ozono, con una reazione endogena forma praticamente O3, e questo ci assicura uno stato di benessere. E se voi fate appena appena uno piccolo, voi che siete medici, un piccolo passetto indietro a capire come mai le patologie si evidenziano sintomatologicamente parlando molto tempo dopo di un primo prevente trauma, una prima noxa patogena. Ma perché? Perché noi abbiamo sistemi di compenso infiniti e che ci vengono assicurati questi compensi proprio dalla presenza di ozono che costantemente il nostro organismo, i nostri globuli bianchi fanno. Andiamo avanti. Geni storici, come nasce l'ozono, come nasce l'ozonoterapia e quali sono i centri più, diciamo, quotati, validati in ambito nazionale. Nasce la società scientifica a Bergamo e nell'84-85 il primo convegno nazionale a cui partecipai, perché essendo io stato quello che si è interessato dei gas terapeutici, l'ossigeno, la camera iperbarica, non potevano interessarmi anche dell'ozono, per cui andai a Bergamo, seguì tutto quanto il convegno e riuscì anche ad attrezzare immediatamente l'ambulatorio di iperbarica dell'Università di Napoli, della seconda Università di Napoli, allora così si chiamava, di attrezzature specifiche per l'ozonoterapia. Era per me molto semplice praticamente studiare questo gas terapeutico, in quanto già molti malati si avvalevano della camera iperbarica, e contestualmente ho coinvolto praticamente i colleghi che oggi vedete qui insieme a me, sia il professore Coppola, che incominciò praticamente a studiare tutti gli effetti, innanzitutto la posologia, gli effetti tossici dell'ozono, tanto è vero che mi ha mandato i suoi pazienti, gli ammalati ricoverati in geriatria, soltanto dopo 10 anni di studio sull'ozono.
E allora poi ha cominciato lui a valersi dell'ozono, perché estremamente corretto, estremamente rispettoso, estremamente praticamente a salvaguardare l'ammalato che soffre, e quindi soltanto allora poi ha cominciato, e da quel momento in poi non ha più smesso di mandarmi quasi tutti gli ammalati, di cui forse spesso non si capiva manco se, che cosa bisognava fare, poi mi chiamava e senza manco guardare le carte me lo portavo giù e ritornavo poi sopra tutto quanto contento l'ammalato. Ovviamente il grosso è stato studiato dai farmacologi, appunto, che sono qua presenti, in particolare anche l'ultimissimo lavoro che abbiamo fatto, pubblicato sull'anticancer, praticamente stato fatto con l'aiuto della, sempre con l'aiuto della farmacologia, per tutti i resti che vedrete. Siamo riusciti praticamente poi a, io ho lavorato tantissimo per la validazione in ambito mutualistico, in ambito ASL, in ambito l'unica cosa che sono riuscito a creare è un ambulatorio pubblico presso l'Università di Napoli, il Policlinico Universitario. Basta, ma tutte le ASL, quindi anche praticamente da Lorenzin, a cui mandai un grossissimo, una grossissima relazione, su, lei voleva trovare delle opportunità terapeutiche sulle malattie croniche, che inevitabilmente aumentano sempre di più, è una spesa infinita, e mandai a lei, a tutti i direttori generali, alle varie ASL, non ho avuto mai nessuna risposta in merito. Cioè, guarda, se volete un mezzo terapeutico efficace e buono, adottate nei vostri ospedali, negli ospedali non sono l'ossigeno, sono terapia. Per cui, andando io in pensione, non mi rimaneva che creare la fondazione Maria Corina, che poi Maria Corina è mia moglie. Andiamo avanti. Queste sono le attrezzature in uso per la formazione dell'ossigeno ozono, nell'altro una scarica elettrica con una bomba di ossigeno puro medicale, e quindi abbiamo la formazione della miscela. Andiamo avanti. Le indicazioni. Allora, se questo praticamente, questo ozono viene fatto dal nostro organismo per assicurarci il benessere, allora è una panacea? Sì, ma non è una panacea di pasta, pasta, sapana che fa tutto, ma che cura, può curare o può prevenire tantissime, cioè la realizzazione di tantissime patologie. Tanto è vero, vedremo con il professore Coppola, che ha indotto varie patologie, come la presenza dell'ozono impediva enormemente il verificarsi della patologia stessa. Andiamo avanti. Prime esperienze cliniche ovviamente sono state le chirurgie arteriose, venose, le decenze post-chirurgiche. E qui praticamente è intervenuto subito il professore Coppola nello studio della emodiologia, che fra poco poi vi dirà. Più avanti, lavori già pubblicati, vedete, nel 1990, 90, da 90 in poi, i lavori su riviste impattate. Andiamo avanti. Ne abbiamo, massimo, andiamo avanti, perché non abbiamo molto tempo, Margherita. Abbiamo 10 minuti a testa. Il Ministero ci ha risposto, dietro insistenza importante, insistenza importante, con delle note ministeriali del 92 e del 96, dove ha validato sia l'attività antivirale, antimicrobica e immunomodulante, sia ha dato le indicazioni, e guardate un po' che modo strano e ambiguo di legiferare, quindi diabetico, ischemia cronica, discopatia, osteopatia ed altre analoghe indicazioni, per cui lasciava ampio spazio a tutti i medici di fare quello che... L'ambulatorio già ne abbiamo parlato, quindi immediatamente io attivai questo master seguitissimo in ambito nazionale, tutti i medici dalla regione Lombardia, Piemonte, fino alla Sicilia, veniva a Napoli a seguire, che dura un anno, con attività teorico-pratica, autoapprendimento e lezioni frontali. Andiamo avanti. Ecco, una cosa che siamo riusciti a fare presso il Consiglio della Sanità, la validazione, e che poi è comparsa sulle linee guida
del trattamento delle discopatie, fra tutte le altre terapie c'è l'ossigenotonoterapia. E questa è una cosa che forse le altre potrebbero incominciare proprio, potrebbero incominciare a partire, a indicare l'ozono come branca terapeutica inserita praticamente nel nomenclatore regionale di ogni regione. La Lombardia ci è riuscita immediatamente 25 anni fa, ma tutto il resto d'Italia non ha seguito questa opportunità. Andiamo avanti. Non prevedo ospedalizzazione del paziente, è una pratica ambulatoriale che si esaurisce nell'arco di 15-30 minuti, prevedo ovviamente un consenso informato, richiede poche attrezzature specifiche, è una pratica estremamente economica, con rapporto costi-benefici e vantaggio appunto dei benefici. Via di somministrazione a via ematica, infiltrazione via locali, topica, applicazione per insufflazione. Abbiamo dovuto validare l'insufflazione rettale perché è una pratica che se usiamo la via venosa sicuramente possiamo avere delle problematiche di incannulare una vena e mantenere la vena pervia, e allora non abbiamo fatto altro che praticamente fare confronto con l'emogas analisi la via venosa e la via rettale. E dopo 10 minuti dall'insufflazione rettale del miscela ossigeno-ozono, l'emogas analisi è del tutto sovrapponibile a quando viene fatta per via venosa. Io avanti, questi praticamente sono i punti di repere per tutte quante le patologie della colonna vertebrale. Andiamo avanti. Il ciclo praticamente che io mi sono inventato 30 anni fa, 20 trattamenti distribuiti nell'arco della settimana, 1-2 massima settimana, per 20 volte. E i pazienti rispondono quasi tutti i pazienti, abbiamo una risposta del 90-95%, con un benessere, con uno stato di qualità di vita senza più dolore e senza più farmaci per almeno 3-4 anni. Ovviamente quanto prima arriva l'ammalato all'ozonoterapia, meglio e maggiormente si allunga questo periodo di beneficio post-terapeutico. La sanità, ovviamente ne abbiamo parlato, andiamo avanti. In Campania, vabbè, pure la Campania ho mandato tutto quanto un baldone per la validazione, insomma, senza essere riconosciuto, andiamo avanti. E invece Milano, ecco, ha indicato nel loro nomenclatore praticamente l'ossigenotonoterapia. Andiamo avanti. E questo, spero che ci sia poi successivamente qualche discussione per cui chiariremo meglio qualche aspetto. Grazie.